La prova del 9 si avvicina. Dopo le amichevoli e la prima uscita in chiaroscuro in Team Cup contro il Mantova, il Pescara domenica al Castellani affronterà per il terzo turno eliminatorio di Coppa la Parigrado Empoli, squadra che non nasconde le sue ambizioni di promozione in Serie A. Come dire, partita di quelle toste, ma proprio per questo indicativa. Sentiamo il centrocampista Alessandro Bruno e poi il presidente Daniele Sebastiani. Sì, domenica si aspetta una partita bella e difficile. L'Empoli è una squadra che è composta da giocatori forti, che è stata costruita per vincere. Noi andremo lì con tanta voglia di dimostrare di fare bene. Abbiamo lavorato tanto in questo ritiro, siamo bene, è una squadra quasi tutta nuova, quindi ci stiamo conoscendo e credo che stiamo andando avanti a passo spedito. Ma proveremo a giocarci la nostra partita. A me piace vedere questa squadra che lotta su tutti i palloni, alta. Io credo che il Pescara sarà questo e quindi proveremo a giocarci la partita sapendo che incontreremo una delle favorite alla vittoria del campionato. Tra gli ex presenti nel team toscano, l'allenatore Cristian Bucchi, il suo collaboratore tecnico Ivan Tisci e Leonardo Mancuso, il bomber biancazzurro dello scorso anno che Sebastiani si aspettava di trovare in un organico di Serie A. Credo che Leo meritasse qualcosina in più, però certamente è andato in una squadra di B che è una corazzata quest'anno, quindi non è andato in una squadra di B che magari deve lottare per salvarsi, ma una squadra di B che sicuramente sarà protagonista, quindi magari in Serie A ritarderà di una stagione. Il presidente infine dice la sua su alcuni giocatori che nella gara con il Mantova hanno dimostrato di potersi ritagliare il giusto spazio, ma guai a chiamarle sorprese. Non sono sorprese per noi, perché Ventolino, come lo chiamo io, credo che abbia fatto finora più di 100 partite da professionista ed era giusto dargli anche la possibilità di misurarsi con i più grandi. E Cisco e Di Grazia l'abbiamo presi noi per farli giocare, quindi non sono assolutamente le sorprese. Sicuramente dovranno avere pazienza anche loro, però sono dei giocatori che hanno dei colpi importanti e mi auguro che quest'anno possano dimostrarlo in campo a Pescara.